Ciao bambini, benvenuti alla prima lezione a distanza di ginnastica di Baby Gym, tutta per voi. Come state? Vi va di giocare un po' con noi? Allora, il primo gioco che facciamo oggi è il gioco delle scatoline. Vi dovete mettere a scatolina e poi all'improvviso dalle scatoline vengono fuori tanti bellissimi animaletti. Pronti? Dalle scatoline escono tanti gattini. Scatoline. Dalle scatoline escono rane. Scatoline. Dalle scatoline escono tanti serpenti. Scatoline. Dalle scatoline escono tanti orsetti. Scatoline. E adesso esce la foca. Foca loca. Foca loca. Foca loca. Foca loca. Scatoline. Dalle scatoline escono farfalline che prima volano e poi si riposano. Scatoline. Dalle scatoline escono le giraffe. Scatoline. Dalle scatoline escono i canguri. I'm a kangaroo and I can jump so high, I touch the sky, and all day long I hop along and I sing my little song. Hoppity hoppity skippity skippity jumpity jump to the kangaroo song. Hoppity hoppity skippity skippity jumpity jump to the kangaroo song. Scatoline. E adesso esce l'elefante. Scatoline. E adesso esce il gamberetto. Il gamberetto pietro, più avanti, più indietro. Dai, 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 se non fa arrivare mai. Il gamberetto pietro, più avanti, più indietro. Dai, dai, dai. Scatoline. E adesso esce il fenicottero. Scatoline. Dalle scatoline escono le galline. Scatoline. E adesso esce il coniglio. Scatoline.
E adesso esce il panda! Oh, 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 oh. Catoline! Bravissimi, adesso che ci siamo riscaldati facciamo un po' di stretching. E adesso iniziamo con 10 circonvoluzioni avanti. Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me. Dietro, sempre attaccata. Quando passerò mi saluterà dicendo questa è casa tua. Mi allungo bene sul punto con le braccia attaccate alle orecchie. Prova a toccare il soffitto, in alto, in alto. Braccia attaccate alle orecchie, vado a toccare il punto di piedi. E ogni ostacolo che supererò. Eccoci. Adesso spalanchiamo bene le nostre ali, spalle giù e in fuori, gambe tesissime. Muoviamo entrambe le punte, su, giù, su, giù, su, giù. Una alla volta. Ricordate, gambe tesissime. Mi allungo bene sulla gamba. Torno su. E ora anche sull'altra gamba. E torno su. Adesso mani al centro e formichina. Cammino, 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 cammino e schiaccio bene la pancia per terra. Spaccatina. Allora scelgo la gamba con cui sono più brava. Mi metto in ginocchio, stendo la gamba davanti e appoggio le mani per terra. E poi stendo anche la gamba dietro. Se sono bravissima scendo tutto. E ora tocca a me, ce la devo fare. Posizione numero 1, braccia attaccate alle orecchie e piedi ben uniti. Posizione numero 2, piego le gambe e piego le braccia con le dita delle mani che guardano verso le spalle. Posizione numero 3, salgo. Io saprò volare. Adesso che siamo belli carichi, siamo pronti per fare un super ballo. Preparate le panze per il ballo della panza! Mi sono appassionato e questo è il risultato. Dai,
che vi hanno fatto vedere gli animaletti sono un pochino scarsi, diciamocelo. Non è che potreste fargli vedere come si fa, così quando tornano in palestra, oh, li sanno fare bene, ok? E quando li avete fatti, ci potete mandare un po' di video sul sito della Laudense oppure alle vostre maestre, ok? Un bacio, ciao!